L'attraversamento di una strada, anche in centro città, può nascondere non pochi pericoli. I bambini e gli anziani sono le persone più a rischio. SOS Zebra, la campagna di sensibilizzazione e informazione, compie 10 anni. 120 mesi di azioni e iniziative a 360 gradi e sull'intero territorio, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade altoatesine. Il progetto porta la firma del Dipartimento Viabilità e Mobilità della provincia di Bolzano. Abbiamo visto i dati degli incidenti dell'anno precedente, succedono su ogni tipo di veicolo circa 5 incidenti all'anno, 1700 circa in totale all'anno. Abbiamo avuto 38 morti nel corso dell'anno scorso. Di questi incidenti 240 riguardano pedoni, con un coinvolgimento molto alto di circa il 40% di persone sopra i 65 anni e circa il 15% di ragazzi sotto i 18 anni. 8 pedoni di questi hanno perso la vita, quindi riteniamo che anche questi numeri ci inducano a continuare in questa edizione, questa è la 10ª edizione della SOS Zebra, per cercare di ridurre il più possibile questo numero. SOS Zebra vede la collaborazione di vari enti e associazioni. UPAD, il Movimento Anziani del KFV e il Safety Park, il Centro Sicura di Vadena, sono solo alcuni esempi. E proprio i più giovani sono tra i principali protagonisti con una serie di iniziative a loro dedicate. La nostra parte è Halo Auto, che facciamo insieme all'intendenza scolastica. Facciamo vedere ai ragazzi quanto tempo ci vuole per fermarsi in una macchina, che il guidatore, quando vede il pericolo, quando vede il bambino che attraversa la strada, non riesce a fermarsi sul colpo. Glielo facciamo vedere con dei giochi e li facciamo entrare in macchina come passeggeri. Abbiamo montato un pedale in modo che anche loro possano provare freno e non riesco a fermarmi purtroppo subito. Grazie al successo della collaborazione della campagna No Credit, dedicata alla sicurezza dei motociclisti, anche per SOS Zebra, la provincia di Bolzano si avvale della sinergia con il vicino trentino. Come ha sottolineato Guido Benedetti, pure la provincia di Trento dedica la massima attenzione alla sensibilizzazione del rispetto delle regole e delle vite umane. L'importanza principale è perché ci permette intanto di collaborare tra le due province, che ritengo come obiettivo veramente principale. E poi perché la sicurezza stradale ovviamente non ha confini. Il problema degli attraversamenti pedonali e degli investimenti c'è a livello italiano e anche a livello regionale, quindi è giusto affrontarlo insieme. E soprattutto è giusto affrontarlo con queste campagne, perché si tratta soprattutto di una questione di cultura personale sia di chi guida e sia di chi attraversa la strada. In Alto Adige si va anche nelle scuole, noi come provincia invieremo a tutte le scuole la brochure, perché possano anche loro introdurre all'interno dell'orario di scuola un inizio di attività di sicurezza stradale. La campagna SOS Zebra 2017 tratta anche il tema dell'introduzione del reato di omicidio stradale. Andrea Sacchetti, sostituto procuratore della Repubblica di Bolzano, ha evidenziato quali siano le disposizioni di legge e quali le possibili conseguenze per i responsabili delle tragedie che si consumano purtroppo anche sulle nostre vie di comunicazione, con un inasprimento delle pene per chi guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Tutte le informazioni su SOS Zebra edizione 2017 sono a vostra disposizione sul sito internet www.provincia.bz.it/mobilità.